impedisce di prendere la residenza a chi occupa illegalmente un immobile perché si trova in una condizione di emergenza abitativa. Io penso sia una norma sbagliata e anche anticostituzionale, nel senso che non si può criminalizzare la povertà. Se un padre di famiglia non sa dove mettere a dormire i propri figli perché è povero, non perché diciamo, ha altre colpe se non quella che non può essere considerata tale, non può essere per questo appunto criminalizzato e perseguitato. Non dargli la residenza significa impedire ai suoi figli di avere il pediatra, significa non avere diritto all'allaccio dell'acqua, cioè gli vengono negati i beni primari.